Un saluto a quanti ci seguono su www.quotidianodisicilia.it. Anno nuovo e purtroppo problemi vecchi. Oggi parliamo infatti dei comuni capoluogo siciliani e dei loro debiti fuori bilancio. Cosa sono i debiti fuori bilancio? Innanzitutto sappiamo cosa sono i debiti, cioè quelle situazioni che creano problemi alle casse comunali e per le quali Catania e Palermo si sono ritrovate a dover chiedere l'intervento dei governi regionale e nazionale per poter far fronte alle richieste principalmente dei fornitori oltre che dei propri dipendenti. Oltre a questa categoria di voci di spesa ci sono anche i debiti fuori bilancio, cioè quei debiti che non figurano nel bilancio comunale ma devono essere approvati separatamente. In quei momenti in cui i fornitori esterni, per esempio, fanno un decreto ingiuntivo al comune pretendendo il pagamento di alcune somme che derivano per lavori effettuati nei confronti dell'ente o per altre voci, come per esempio i risarcimenti danni dovuti agli incidenti stradali per i capoluoghi che non hanno una polizza assicurativa a copertura di questo tipo di indennizi. Allora, ecco che frequentemente nel corso dell'anno si accumulano questi debiti che poi il Consiglio Comunale deve approvare, è una semplice presa d'atto perché non si può opporre. Quali sono le somme? Ben 134 milioni di euro per i 9 capoluoghi siciliani. In testa abbiamo Messina con 50 milioni di euro, seguita da Catania con 38 milioni di euro e poi Palermo con 24 milioni di euro, anche se c'è da dire che i consiglieri comunali a Catania ritengono che i debiti dell'ente sotto il vulcano siano superiori ai 55 milioni di euro. Una situazione quindi pesante per cui il comune non ha delle risorse, deve andarle a reperire da fondi di riserva o da finanziamenti aggiuntivi da richiedere appunto al governo regionale o a quello nazionale attraverso ulteriori trasferimenti o interventi urgenti e straordinari. Una situazione per la quale di volta in volta bisognerebbe poi inviare il debito e tutta la documentazione approvata dal Consiglio alla Corte dei Conti, che dovrebbe intervenire e secondo l'articolo 97 della Costituzione dovrebbe addirittura sanzionare il dirigente, quindi il burocrate, che è stato responsabile di questa procedura straordinaria rispetto al normale, alla normale amministrazione e quindi al pagamento regolare. Una situazione che mette alle strette i fornitori, costretti a ricorrere ai decreti ingiuntivi, agli atti di precetto per vedersi riconosciute le somme, tempi lunghi quindi per la liquidazione di queste somme, carichi aggiuntivi sulle spese degli enti pubblici. Una situazione che a quanto pare non si risolve e che vede ingigantirsi, soprattutto nel caso dei comuni più grandi, ma non solo, il carico per le casse dell'ente. Una situazione che noi ci auguriamo possa risolversi, almeno in questo 2011, con una maggiore responsabilità da parte degli amministratori, perché facciano scelte oculate, lungimiranti, perché non vadano oltre, non escano fuori dal seminato con questi debiti che appesantiscono ulteriormente il carico per le tasche, soprattutto dei cittadini. Grazie a tutti e alla prossima puntata. QDS, Quotidiano di Sicilia, da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.